Grande ospiti per questo momento importante al Vittoriale. Siamo in compagnia del presidente Vittoriale e di un suo gradito ospite. Nonché consigliere d'amministrazione, Roberto Gervaso. Ecco, nonostante il cappello, Roberto. Noto eroe di guerra, riformato il servizio militare. Non ho mai sentito una cannonata, ne ho sentite cinque adesso che mi hanno frastornato. No, ma propone fanno ancora perché il presidente quando incomincia... Lo so che lui è un guerrafondaio. Ecco, presidente, poi torniamo a Gervaso. Ecco, questo momento è arrivato, queste presentazioni di queste lettere, 150 lettere, quindi ogni tanto trovano qualcosa di importantissimo. Sì, i documenti Lanuzzani stanno cominciando a rifiorire, vengono tirati fuori dai cassetti perché è nato un interesse nuovo intorno ad Annunzio, quindi una vitalità nuova che si ripercuote sull'attività del Vittoriale, sull'affluenza dei visitatori ed è un arricchimento continuo, di cui siamo molto felici. Roberto Gervaso, lei è un studioso, non lo chiedo al Presidente perché sicuramente, ma secondo lei quanta roba abbiamo ancora da scoprire su D'Annunzio? Ma D'Annunzio secondo me è ancora vivo, quindi si scoprirà un mucchio di cose su D'Annunzio. Sta ancora producendo? Poi, sì, sta ancora producendo. E poi ci sono due Italie, quella di Sanremo e quella del Vittoriale. E quella del Vittoriale è un po' più seria di quella di Sanremo. Lei con il cappello così vicino, scusate, in mezzo a due persone. Io tengo il cappello in testa perché l'avrebbe indossato volentieri anche D'Annunzio. Ma ha visto che due compagni che c'ha qui? Sì, vabbè, ma io sono... Sì, siamo, no, è vero, questa è una prerogativa dei veri d'annunziani, quelli di avere molte donne e di avere pochi capelli. Presidente, con questo saluto possiamo anche cominciare, poi lei non ha solo le lettere, ha altri motivi oggi. Certo, oggi festeggiamo anche la nascita dell'Associazione degli Amici del Vittoriale, alla quale invito tutti quanti a iscriversi perché oggi è la festa dell'amicizia.